La posturologia è una branca della medicina complementare che studia il funzionamento del sistema posturale. Studia inoltre il rapporto tra questo e le patologie che possono derivare dall'assunzione di una postura scorretta, quale ad esempio mal di schiena, artrosi, ernia del disco, sciatica, ma anche ernia cervicale, scoliosi, disturbi della colonna vertebrale, dolore lombare, discopatie cervicali, tendiniti, mal di testa, bruxismo o anche maloocclusioni. La posturologia tratta il sistema posturale come un insieme molto complesso che vede coinvolte le strutture del sistema nervoso centrale e periferico, il piede, la bocca, l'occhio, il sistema cutaneo attraverso le cicatrici, ad esempio, i muscoli, le articolazioni, ma anche l'apparato masticatorio e l'orecchio interno. Tutto ciò può essere messo in comunicazione attraverso le cosiddette catene muscolari. Cosa sono le catene muscolari? Sono un insieme di muscoli intimamente collegati tra loro, da una specifica finalità funzionale, ad esempio piegarsi in avanti o fare un gesto. Queste catene sono fondamentali in quanto realizzano in modo concreto lo schema posturale elaborato a livello centrale, come i fili che sostengono un burattino in pratica. Un buon equilibrio tra le varie catene muscolari si traduce in un buon equilibrio posturale. A me aiuta prendere come esempio una vera e propria catena ad anelli, dove gli anelli sono i muscoli e gli snodi sono le articolazioni. Provate a pensare se anche uno degli anelli di quella catena venisse compromesso, schiacciato, compresso, traumatizzato per un qualunque motivo, cosa succederebbe agli snodi e di conseguenza a tutti gli altri anelli? La risposta è che sicuramente accadrebbe qualcosa. Non possiamo prevedere cosa, poiché il sistema corpo è gestito da una molteplicità di elementi, tra cui sistema nervoso, che incidono comunque nelle reazioni e nei cosiddetti compensi, cioè nelle storture che il corpo effettua per sfuggire al dolore. La certezza però è che qualcosa è successo e se uno di quegli snodi, un ginocchio ad esempio, è dolente, la causa potrebbe essere tra quegli ingranaggi. È compito proprio del terapista indagare e trovarla, trovare proprio la causa. Ora ci spostiamo in saletta dove vi mostrerò degli esercizi di allungamento di due delle catene fondamentali principali, che sono la catena posteriore e la catena laterale. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, attiva la campanella e metti un pollice in su. Andiamo! Passiamo ora all'allungamento della catena posteriore e successivamente di quella laterale delle gambe. Io utilizzo una semplice cintura di un accappatoio, potete utilizzare anche un asciugamano oppure un elastico. Stendete giù, iniziamo dalla gamba destra. La gamba sinistra è piegata, ricordatevi sempre i punti d'appoggio, tutta la colonna deve essere adesa al pavimento e il piano masticatorio deve essere libero, quindi qua dobbiamo avere sempre 90 gradi. Se siete così o se siete così non va bene, quindi mettete uno spessore sotto la testa, se siete così, spessore sotto la testa e vi raddrizzate. Se siete invece in questo modo potete piegare di più la gamba sinistra. Afferrate con la cintura sotto la pianta del piede. Da qui la gamba è piegata. Ora dovreste sentire già un pochino di tensione dietro la coscia. Ricordatevi, la tensione non deve mai superare, in una scala che va da 1 a 10, dove 10 è il massimo e 1 è assenza di tensione, non deve mai superare i 7. Quindi, se in questa posizione voi sentite già dietro la coscia, dietro la gamba, fino al gluteo, una tensione uguale a 7, restate così. Restate in questo modo per 30 secondi e respirate. Con la respirazione diaframmatica ho fatto un video ad hoc che potete trovare in sovraimpressione. Passati 30 secondi potete provare a distendere un po' di più la gamba
in modo da sentire un po' più di tensione, sempre su tutta la coscia posteriore. Può arrivare fino al gluteo. E restate qui 30 secondi. Successivamente potete invece giocare sulla flessione del piede. Più il piede viene verso di voi, più sentite tirare, sentite tensione. E quindi questa volta il piede viene verso di voi, sentite tirare ancora di più, sentite sempre una tensione 7 su 10 e respirate. Quindi, ricapitolando, potete giocare o sulla gamba più distesa o sul piede più flesso, quindi più piegato verso di voi, o sulla posizione della gamba che è giù, sentite di meno tensione, più su sentite più tensione. Quindi regolate queste tre cose. Io solitamente gioco prima su questo, sul movimento della coscia, cioè di tutta la gamba sul corpo. Quindi già qui io devo sentire 7 su 10 e faccio qualche respiro. Dopodiché cerco di distendere un po' la gamba, 7 su 10 faccio qualche respiro, dopo ancora il piede rifletto verso di me e faccio qualche respiro qui, sempre 30 secondi come minimo. Esco dalla posizione e potete anche ascoltare la differenza delle gambe tra destra e sinistra. Se sentite una gamba più leggera, più pesante, nel mio caso io sento la destra davvero più leggera rispetto alla sinistra. Adesso passiamo all'allungamento della catena laterale. Come si fa? Stessa cosa. Da qui quindi gioco prima sulla posizione della gamba rispetto al busto, arriverò 7 su 10, dopodiché il movimento diventa destra-sinistra. Se devo allungare la catena laterale della gamba destra, andrò verso sinistra. Andando verso sinistra sentirete tirare non dietro la coscia, ma lateralmente. E lì vuol dire che avete messo in tensione la catena laterale. Ed è quella che noi vogliamo allungare. Per cui anche qui, più verso di me o più verso il pavimento, sentirò più o meno tensione. Di qua sento tensione 5, verso di me sentirò tensione 7 e io voglio il 7. Per cui resto qui e respiro. Mento libero, via l'aria libera, respirazione diaframmatica. Dopodiché posso giocare sulla gamba più o meno distesa, quindi la distendo un po' di più e sento il 7 effettivamente. E resto qui altri 20 secondi, meglio 30 secondi. Infine giocherò sulla flessione del piede, quindi la punta dei piedi verrà verso di me. Sento sempre tensione 7 su 10 e respiro. Con calma tornate al centro, piegate la gamba e uscite dalla posizione. Anche qui potete notare la differenza se c'è tra una gamba e l'altra, ma anche dell'appoggio del bacino sul tappetino. Sentirete la differenza da un lato rispetto all'altro. Questi esercizi di stretching delle catene muscolari possono essere eseguite anche tutti i giorni per 5 minuti, per cui potete fare la catena posteriore della gamba destra, poi della sinistra, poi la laterale della gamba destra e poi della sinistra.
alternate fino a un totale di 5 secondi, mantenendo ogni posizione per almeno 30 secondi e respirando col diaframma, quindi sempre aria di